Pupetti e pupette, benvenuti a casa mia. Allora, facendo un po' di retro, una e due, perché dovete sapere che dal 30 di settembre all'8 di ottobre troverete Nocciolina all'ingresso principale dell'ente fiera di Parma, perché Nocciolina sarà, diciamo così, il salotto dove verranno intervistati ospiti, dove verranno intervistati giornalisti del settore. All'interno si svolge nella parte autunnale il mercante in fiera e il più importante evento si svolge 2 volte all'anno dedicato all'antiquariato e al collezionismo. Sapete che quest'estate vi ho portato a scoprire 4 punti dedicati proprio grazie al mercante in fiera, al collezionismo e alle tradizioni. Avete visto i video, il Museo Cavatappi, il Museo delle Maschere, il Museo dell'Arte Tessile Sarda, per esempio, o addirittura l'artista che ha esposto direttamente durante l'evento dei fumetti a Pescara a giugno. Ecco, questi 4 appuntamenti ci portano proprio dal 30 di settembre all'8 di ottobre al Mercante in Fiera. Io, curiosando un po', devo dire, nei miei ricordi, ho trovato due riviste, in realtà ne ho tantissime. Questa è una rivista, 2C Caravan, andava molto in voga negli anni 80, tanto è vero che questo numero è del 1986, marzo 1986, 4.500 lire. C'è un articolo molto interessante che definisce già una prima, come dire, ondata di cambiamento. State lì, giriamo la telecamera e ve lo faccio vedere. Eccolo qua, 2C Caravan, la Caravan taglia 380, a pennello per tutti, ma entrando dentro c'è un bellissimo articolo con una questione di scelta. Che cos'è? Qui comincia a delinearsi le tipologie. Nel 1986 non esistevano ancora proprio tutte le tipologie attuali, ma andava già a delinearsi. Questo era il Motor Caravan, o bensì detto anche Autocaravan. Poi c'era invece il semi-integrale, vedete che contiene il muso con la parte abitativa, e poi invece l'integrale, eccolo qua, era esattamente il motorhome. Qui vedete le fotografie, questo è il motorhome, questo è il semi-integrale, lo riconoscete per il muso, e poi invece questo che era il motor caravan, eccolo qua, o meglio chiamato anche autocaravan. Perché vi racconto questo? Perché poi dal 1986 le cose sono un po' cambiate. Sono esplosi i van veramente, ma sono arrivati anche i camper van, cioè il semi-integrale con le misure di un van, per esempio. Insomma, sono stati veramente tanti i cambiamenti nell'arco dell'anno. In tutto questo però fa un po' specie perché si arriva a vedere che c'erano già dei cenni proprio sul cambiamento di quello che poteva essere al mercato e di quelle che erano poi le scelte.